La provincia di Piacenza ha confermato la decisione dello scorso anno che anch'io come sindaco ho caldeggiato, quella di proibire il traffico pesante dei tir sul ponte in ferro che collega Cremona a Castelvetro. Questo è fondamentale innanzitutto per salvaguardare la struttura del ponte che ricordo risale al 1890 come costruzione. E poi come sindaco di Castelvetro devo dire che è fondamentale questo divieto anche per migliorare la qualità della vita dei miei cittadini, perché ricordiamo che dal primo divieto oggi i tir sono diminuiti del 70% come passaggio, quindi il centro abitato di Castelvetro respira molto meglio e i cittadini hanno una qualità della vita sicuramente migliore. Il provvedimento ha un tempo indeterminato, è questa la vera novità rispetto al passato, perché? È quello che ho chiesto io in particolare, perché non ha senso a mio avviso dare una scadenza, perché questo chiaramente vorrebbe dire ritrovarsi tra un anno ancora a fare una riflessione sulla chiusura o meno ai tir. Secondo me questa struttura, pur con gli interventi di manutenzione che sono necessari, che saranno fatti, adesso dipenderà la provincia di Piacenza quando avrà la possibilità di spendere i soldi rispetto ai vincoli del patto di stabilità. È chiaro che adesso l'alternativa ovviamente per i camion è passare in autostrada. Capisco anche per gli autotrasportatori che fanno una vita difficile, che io rispetto, vuol dire anche magari in certi casi allungare la strada, però è chiaro che non possiamo permetterci di non avere cura di questo ponte, e quindi è una scelta fondamentale e secondo me inevitabile. Poi non possiamo dimenticare la qualità della vita degli abitanti di Castelvetro, che grazie a questo provvedimento, ripeto, hanno visto ridurre del 70% il passaggio di camion in mezzo al paese. Questo per me è stato un risultato molto importante.